Penso che oggi tutta la squadra, tutto il gruppo penso che abbiano dimostrato che hanno messo veramente tutto sul campo. È una vittoria tutto loro, sono loro i protagonisti. È chiaro che la volevamo con tutte le nostre forze. Come vi avevo detto, il peso della non vittoria cominciava a farsi sentire ed era normale. Però hanno risposto alla grandissima e l'avete visto, cioè c'è stata grande gioia al termine della gara perché è giusto che è una squadra che lavora sempre con grandissima intensità, con grande professionalità durante gli allenamenti e il non veder coronati i loro sforzi veramente a me, allo staff tecnico. Era qualcosa che non ci faceva dormire la notte, perché è un gruppo che merita tantissimo e oggi è giusto che abbiano goduto di questa vittoria perché è stato il coronamento dei sacrifici che fanno quotidianamente. Quindi è vero che nei primi 20 minuti, al di là delle difficoltà che hai espresso, che è normale che fosse così, perché quando giochi con la paura, ogni tanto. E senti il peso del risultato, è normale che qualcosa concede, non giochi, ve l'avevo detto, il pallone pesa di più del dovuto, però c'è anche una forte componente del pressing uomo su uomo che è venuto a farci nei primi 20 minuti la Viterbese, che gli va dato atto, l'ha effettuato anche molto bene. Poi è chiaro che anche quell'intensità lì, dal punto di vista proprio alla terza partita in una settimana, non potevano tenerlo e nel momento in cui arrivavano con una frazione di tempo dopo ci siamo sciolti e gli episodi che hai citato ci hanno dato autostima, coraggio, forza e poi abbiamo fatto la nostra partita e nei minuti finali abbiamo ottenuto con grande anima che era lo spirito che aveva contraddistinto la squadra e ogni singolo ragazzo, anche a Lucca quando eravamo sotto. Io mi rivolgo a tutti i tifosi che amano il Teramo perché oggi ci hanno dato un supporto eccezionale, lo avevo chiesto, ma hanno risposto presenti come quelli che ci hanno spinto, che hanno fatto 400 km e sono venuti a Lucca nelle difficoltà, non ci hanno mai abbandonato. Oggi ci sono stati vicini e ci hanno dato grande, grande forza.